Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata del TGM, il TG settimanale della montagna. Apriamo con Silvio Mondinelli, che con i compagni della spedizione Sher Everest è pronto a dare inizio alla salita della montagna. Sarà più difficile del previsto la salita di Silvio Mondinelli e compagni sull'Everest. La parete, infatti, è in pessime condizioni. Sopra campo 2 c'è ghiaccio vivo, racconta Mondinelli, e sul tracciato scaricano di continuo sassi enormi provenienti dalla parete sud dell'Ozze. Se non nevica un po', sarà davvero dura. La squadra prevede di salire a 6.400 metri nei prossimi giorni. Nel frattempo si dedica alle ricognizioni sull'Icefall, dove pochi giorni fa un alpinista americano è stato arrestato dall'esercito. Sventolava una bandiera del Free Tibet, ha raccontato Mondinelli. Prima sempre per scalarla con rispetto. I controlli al campo base dell'Everest si fanno infatti sempre più stretti. I poliziotti nepalesi di guardia al campo base potranno persino sparare contro eventuali contestatori. È questa l'ennesima decisione del Ministero degli Interni nepalese per evitare ogni protesta contro le Olimpiadi. Ma sentiamo l'opinione di Simone Moro sulla salita della torcia olimpica. Quello stride perché è un simbolo sportivo, quello di portare la torcia, guidato con gambe politiche che hanno chiuso una montagna affinché si volesse forzatamente mandare un messaggio con la torcia che ha invece tutt'altra realtà. Era inopportuno, è inopportuno. Secondo me la montagna dovrebbero essere veramente solo degli alpinisti e quindi le dimostranze in questo senso andrebbero fatte invece a livello politico. Questa poteva essere anche un'occasione per portare l'alpinismo sotto gli occhi del mondo, non dico a livello olimpico, però comunque portarlo alla conoscenza della maggior parte delle persone, del grande pubblico. Come ne esce con tutte queste polemiche l'alpinismo? Questa poteva e potrebbe e potrà, visto che c'è ancora una stagione, quella post-monsonica, essere l'occasione per pensare a un alpinismo senza per forza l'Everest. Troverete l'intervista completa la settimana prossima su montagna.tv. Prosegue senza problemi invece l'avvicinamento di Agostino da Polenza, che sta portando al campo base dell'Everest il sensore di temperatura che dovrà essere installato sulla vetta della montagna. Italiano, il sensore che misurerà la temperatura dal punto più alto della Terra è arrivato in Himalaya. Si trova nelle mani di Agostino da Polenza, il presidente del comitato EV2CNR e capo spedizione di Sher Everest. Il piccolo congegno è stato consegnato giovedì scorso dallo scienziato americano Richard Armstrong a da Polenza durante la conferenza Mountain as Early Indicators of Climate Change. L'incontro si è svolto a Padova e ha visto la partecipazione di grandi nomi della comunità scientifica. Da Polenza al momento si trova nel villaggio di Namche Bazar, insieme a Stefania Mondini, Gianpietro Verza e Davide Zulian. Nei prossimi giorni è atteso in piramide e poi al campo base dell'Everest. Sempre in Himalaya entra nel vivo l'avventura di Valery Babanov sulla ovest del Daulagiri. Valery Babanov e Nikolaj Totmianin stanno attaccando la vetta del Daulagiri, gigante himalayano di 8.167 metri. I due alpinisti russi sono partiti dal campo base e hanno già iniziato a salire lungo l'inviolata cresta ovest della montagna. Questo elegante e difficile itinerario si sviluppa sul filo di una serie di bastioni di roccia strapiombante e si congiunge a 7.600 metri con la via giapponese del 1982. Babanov e Totmiani stanno salendo in stile alpino, non hanno allestito campi e non hanno messo corde fisse. Nello zaino hanno messo tutto l'occorrente per la salita e per i bivacchi. Secondo le previsioni di Babanov, la salita dovrebbe richiedere 7-8 giorni. La discesa avverrà dalla via normale, sul crinale nord-est. In Italia ora. È lutto nell'alpinismo per la morte di Cesarino Fava. È scomparso all'età di 88 anni l'alpinista trentino Cesarino Fava, storico compagno di cordata di Cesare Maestri e Tony Egger, nella prima salita del Cerro Torre. Nato all'ombra del Brente e cresciuto alpinisticamente sulle Ande, Fava era noto col soprannome di Pata Corta. Piedi corti, questo me l'ha dato un pastore patagonico. Nella storia, infatti, resteranno la sua camminata, traballante e sicura allo stesso tempo, su piedi cortissimi, amputati dopo i congelamenti subiti durante una salita alla Concagua. Per salvare un nordamericano, un signor certo Richard Barsal. Di lui si ricorderà anche la celebre frase che un giorno dall'Argentina scrisse a Maestri: «Qui c'è pane per i tuoi denti», una frase che diede inizio all'avventura sul Cerro Torre che si concluse con la sua prima ascensione nel 1959. L'alpinismo, anzitutto, è poesia.
La prossima settimana su montagna.tv potrete vedere l'ultima intervista rilasciata dall'alpinista a Bolzano. Ma ora voltiamo pagina e guardiamo all'appuntamento imperdibile alla fine di maggio per gli appassionati di outdoor. Mountain bike, escursionismo, skyrunning, ma anche windsurf, arrampicata e nuoto. A Riva del Garda, meraviglioso luogo d'incontro tra lago e montagna del Trentino, dal 23 al 25 maggio ci saranno gli Outdoors Day, 4 giorni dedicati agli sport all'aria aperta, dove sarà possibile, oltre a visitare una fiera, testare materiali e provare i nuovi sport sotto l'esperta guida di personaggi celebri, come Manolo. Si potranno provare tutte le attrezzature per lo sport outdoor, in particolare scarpe da corsa nella natura, imbragature, zaini, sistemi per via ferrata, su 2 percorsi attrezzati ad hoc, dove il pubblico troverà tutte le asperità di un percorso in montagna. In calendario anche una giornata con l'alpinista Simone Moro e un collegamento in diretta con Silvio Mondinelli, impegnato sulla montagna più alta del mondo con la spedizione scientifico-alpinistica Sher Everest. Faremo un live sperando che non solo le condizioni meteorologiche siano le migliori possibili, ma anche Mondinelli sia in grado di fornirci, diciamo, il supporto che noi speriamo importante per la realizzazione di questo evento. Questa era l'ultima notizia di oggi, grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana.